Ehi, la ciurma, io sono Mazzate e ben trovati in questo nuovo episodio di Book of Demons. Allora, continuiamo la nostra avventura, torniamo alla cittadina e... Ah, ok, sì, è vero che ci sono i set di carte 1 e 2, ma a noi piace questo. Allora, nulla di nuovo, abbiamo controllato lo scorso giro. Lo facciamo che scendere ancora più in giù, siamo ancora più o meno a metà strada. Allora, andiamo sul Very Small, sì. Una volta ci sta di provare il Very Big. Dovremmo fare una live su quello, lo dico già più volte, ma oggi non è il giorno perché non ho tanto tempo e devo stare quindi impegnato a registrare. Oh, però aspetta un attimo, se mettessi così, forse è meglio, è più meglio. No, vabbè, anche se copro la parte là non è grave. Allora, andiamo, dovremmo essere... I ragni sempre più ciccioni, non mi piacciono i ragni ciccioni, porca mannaggia. E niente, ci proviamo. Che si può fare? Dobbiamo continuare e dobbiamo finire questa roba qua, no? Dungeon generated, click to continue. Allora, vediamo un attimo. Già, iniziamo malissimo. Già, iniziamo malissimo. Cos'è quella roba che si sposta? Sono io? Sì, penso di sì. Allora, lo immaginavo, porca miseria. Allora, ma quel fuoco gliel'ho dato io con la spada di fuoco, vero? Però se infiammo le robe e poi ci passo sopra non è una buona cosa. Perché poi infiammo anche me stesso. Aia. Non entrare nel fuoco, se no ci pigliamo delle pizze in faccia proprio. Ok. Ho perso parecchia vita. Allora. E poi? No, via, via, Damose. Damose. No, ognuno spawna i ragnetti piccoli. No, per piacere, no, per piacere, no, per piacere, no, per piacere. Sì, cos'è? Ho dovuto usare una pozza perché qua. Ma sono sempre più grandi. Quanti ne spawnano? Scusate. Allora, c'era quello ciccione che ne spawna 3, che ne spawna 3. Cioè, sono tipo 9 ciascuno. Ho usato una pozza, una a una però soltanto. Allora, vediamo qua cosa esce. Altri ragni? No. Sembra di no. Proviamo. Ok. Questo devo dire che non mi piace proprio per niente. Che razza di roba è sta a fare? Uno Gneiss? Come l'ho messo sempre? L'ho messo sempre. Che cosa cavolo? E ovviamente dimmi se non ti prendevo la roccia in faccia qua. Non mi piace però essere bloccato in questo modo. Ma ripassa di qua. Sembra di no, però non posso aggirarlo. Scusa, me ne vado di qua. Anche se non so se mi convenga. Cioè, in pratica gli faccio del danno quando rompo le rocce. Allora, adesso. Ehi, no, anche no, anche no. Mi sa che questo è un bel guaio. Non so come schivare quella roba se mi muovo sempre in avanti e indietro e basta.
ci mancava il tizio. Ok, ero morto. Ho usato la Death Rage. Questo non è niente male. This was a formidable foe. Infatti. Posto che l'ice bomb. Questo mi protegge dai colpi critici e dal knockback. No, Damos, c'è un... C'è un pozzista, l'ho visto. Togliti. Aia. Non so quanto mi sia convenuto buttarmi in questa mischia del manga. E infatti. Hai distrutto quello che c'era nel calderone, sì. Però qui teoricamente dovrei riuscire ad arrivare fin là senza più prendere pizze in faccia, vero? Se ricordo bene. Ascolta, se sentite un sacco di rumore perché fuori c'è della gente che urla in modo spropositato, è colpa mia. Non posso silenziarle più di così, purtroppo. Quindi portate un po' di pazienza. E cos'è questa roba? Oddio. No, no. Spawn anche dei ragni? Non lo sapremo mai perché. Ok. La mia roba l'ho ripresa. Ma non so quanto mi convenga usare sta ascia. Cioè, sono morto di fuoco alla fine. Cioè, bruciato. Ah, una runa della luna. Ok. Questo è molto buono. Allora, un po' di... Questo ne spawna tre, mi sa che l'altro ne spawna... Tanti... ne spawna 3 che ne spawna 3. È una brutta bestiaccia quella, non mi piace proprio. Perché non ridà la vita? Cioè dovrebbe ridarla dopo un tot, perché ho visto che... più exp. Ok. Si è ripigliata. Ok, ridammi la vita. Non so se ha tempo, se devi allontanarti, tipo... No, credo sia a tempo. Level clear. Sì, è a tempo. Ok. Perfetto, e anche questo è andato. Allora, ci rimane questo che dovrebbe essere più piccino, teoricamente. Vediamo un po'. Cioè, quello ci siamo già morti di brutto proprio. Oddio.
Questa roba qua non mi piace. Quindi credo che andrò prima dall'altra parte. No, no, non di nuovo queste cancrene qua. Sì, e che cos'è? Fatemi passare. Niente, sto cercando di curarmi, ma nulla. Perché probabilmente mi avvelenavano di più di quanto mi stavo curando. Porca miseria, è un bel pasticcio tutta sta roba. E non riesco neanche a sbloccare la roba, cioè se non la ripiglio. Mareo, posso tornare al piano di sopra per prendere un po' di vita? Ma posso andare in città a metà di un... Sì! LOL! Se questa roba qua è un mimic? Yes! Dove vanno? Dove stanno andando? Dove stanno andando? Porca miseria! È ovvio che ne spawn altre. Dati? Cos'è? Ho visto qualcosa di illuminarsi qua. Possibile? Oh, no, me l'ho solo sognato. Oh, vediamo un attimo allora, ci sono ancora tutti sti arachni di qua del manga. E ciaone. Guarda come mi seguono tutti. Ah, questa è cicciona. Però ho visto di nuovo flashare qualcosa di viola. Mannaggia questi ragni. Ma ancora? Succede? Ma non posso interagirci. Porca miseria. E niente, oh, sto gioco è un casino incredibile. Il fatto è che essendo che sei bloccato dentro la stradina, non puoi neanche schivare, muoverti, scappare, non puoi fare niente. È una sensazione un po' impanicosa alla fin fine. Guarda quanta roba che mi ha dato. Una roba non identificata. Ecco, dammi del bere qua. Che poi picchio questo ragazzino in santa pace. Ok. Ah, so, ok, sono salito di livello. Farei di nuovo, sì, vita. Perché il mana lo uso ben poco alla fine, cioè. Però che ci ho equipaggiato delle carte, ma di abilità maniche non ne uso. Quasi mai.
Oddio, chi è The Weeping Mage? Quante cavoli stadi ha? E poi? Più ghiacciato di così? Va bene, prendiamo una fiaschetta qua perché se no ciaone. Allora, allontanati un po'. Dove è andato? Si è avvicinato di nuovo a lui. E beh, ci sta. Ma è immune? È immune? Cosa fa? Dove va? Dove va? Dove va, signor? Mi scusi? Mi scusi? Cosa sta facendo? Devo fare stelle dei ninja? Mi scusi, buon uomo? Io non voglio merendare, quindi bevo nel dubbio. Nel dubbio si beve in allegria, trinchiamo. Ancora immune? Ma cosa si immunifica? Spilli del danno per piacere. Tutte queste vite. Dove va? Dove va? Si sposta? Si sposta malvagiamente? Malvagicamente? No, 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 reggi, 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 reggi. I big money proprio. Ok, della roba cicciosa. Poi cosa ci abbiamo ancora qui? Chest, barrel, barrel, crafted arcanite. Manca una crafted arcanite. Ah, eccola. Ok, andiamo un attimo a refullarci la vita. Ma tanto qua è finito. Abbiamo concluso il discorso. Ottimo. Go down. Non tanti punti. Pochi pochi. Ah, grazie. Forse vi siamo tornati indietro, ok. Magical Cauldron? No, non mi interessa Magical Cauldron. Golden Key. Identify card. Ho due card da identificare, vediamo. Rigenera cuori nel tempo. Molto buono. Direi anche che no, non voglio i vicini, cioè così che si avvicinano. Upgrade card, cosa posso upgradare qua? Con le rune. Questa non posso. Moneta della vita o quella magica? Questa avevo già quella common, adesso ho trovato quella magica. La moneta della vita costa 5. E se togliessi questo e mettessi l'amuleto della vita? No, non è così che si fa. Scusa, carte, dammi l'amuleto della vita. Tanto ne ho un altro, o quello non magico. Upgrade cards. Cos'è che posso upgradare? Non posso upgradare l'amuleto della vita perché mi mancano le life rune. Burning Axe, Neon Class. Posso upgradare solo sta roba qua che non uso. Posso upgradare il Might Blow.
No, con una della vita, no, col Kaiser. Ne ho solo una. Remedy. È tipo un antidoto il Remedy. Poi questa versione è più scarsa. E quella è già... Ah, è a livello 2. Rabbit Foot neanche posso upgrade. Ma non posso upgrade niente di interessante alla fine. Eh no? Eh no? Eh no? Eh no? E lei cosa mi vuol dire? Sì, sempre. 2100... No, no. Giusto 20.000, ma posso comprare delle carte? Fuse runes? Ma posso fondere delle rune? Ah, due di queste mi danno una della vita? Ma buono! E poi cosa succede? Non ho delle rune della morte. E non ho delle rune della verità. Quelle della vita cosa possono servire? Per migliorare l'amuleto della vita? Oh. Per migliorare Burning Axe, a Shadow Sword già è al massimo. No, dov'è la Shadow Sword? Ah, sì, ho bisogno di due rune della morte. Quello ho anche bisogno delle rune della morte. Rune della vita ho solo bisogno per Burning Axe e l'amuleto della vita. Ma questo fa ancora più fuoco, ma è già un casino così gestire tutto questo fuoco. Ma sì, un po'.